Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, io sono Roberto Borrelli di Lotto Italia Software. Prima di tutto vi chiedo di mettere subito, subito, subito mi piace, così sostenete il canale e anche iscrivetevi a questo canale in modo da essere avvisati ogni volta che ci sono delle novità. Attivate anche, chi non l'ha fatto, chi non l'avesse fatto, attivi anche la campanellina sotto, vicino al tasto iscriviti. È molto importante, altrimenti non venite avvisati quando metto delle cose nuove. E delle cose nuove, dei video nuovi, sono importanti spesso, come quello che metto oggi, perché è utile a chi ha già preso questo mio nuovo programma, Lotto Ciclico 2020, e a chi, anche a chi volesse acquistarlo e vede, capisce come funziona. Il programma è molto semplice, è un programma di ausilio statistico, molto molto semplice, ma davvero efficace in quelle poche cose, ma veramente importanti che fa. Attenzione, vi faccio vedere una situazione aggiornata a gennaio, le estrazioni sono aggiornate al 4 gennaio, quindi quelle di sabato. Entriamo nella videata per fare la ricerca. Vedete qui questo bottone, clicca per cominciare la ricerca. Si clicca questo bottone, si entra in questo programma. Faccio un passo indietro. Il programma è solo per Windows. Attenzione, non ci sono versioni per Android o altre cose, solo per Windows. Va bene anche un computer di molti anni fa. È un programma molto leggero, come tutti i miei programmi. C'è qui dentro una guida, YouTube guida. Questo praticamente vi porta al primo video che ho fatto con questo programma, riguardo questo programma, che spiega bene in dettaglio tutto quello che si può fare. Questa volta vi faccio vedere qualcosa di interessante che si può vedere, si può verificare facilmente sulla ruota di Cagliari, e poi potete applicarlo, potete fare la stessa ricerca ruota per ruota da Bari a Venezia. Ok, funziona sulle 10 ruote classiche questo programma. Che cosa fa in pratica? Vi mostra che cosa è successo per ogni numero, da 1 fino a 90, e si scorrono con la rotellina i numeri, vedete? Ci si mette col mouse in mezzo e si scorre con la rotellina. Vi indica, vi segnala quali sono i numeri sempre sortiti, in quale periodo? Nelle 13 estrazioni di gennaio, e attualmente siamo alla seconda estrazione del mese di gennaio. Ecco, nelle 13 estrazioni, ma questo è modulabile, nel senso io potrei anche controllare cosa è successo nelle prime 5 estrazioni di ogni mese di gennaio negli ultimi 5 anni, ma lascio per adesso 13. Quindi, che cosa è successo nelle 13 estrazioni del mese di gennaio negli ultimi 5 anni, considerando quello attuale il sesto anno? Ok, quindi scorrendo i vari numeri si vede come per esempio il numero 9 è sempre stato presente a gennaio. Negli ultimi, cioè 5 anni fa, 4 anni fa, 3 anni fa, 2 anni fa, vedete c'è scritto qui sopra, e un anno fa. E attualmente non è ancora sortito, ha un indice di convenienza di 0,33. Questo indice, quando intorno a 2, diventa molto importante. Questa freccia vi indica, vi visualizza meglio, diciamo, vi fa vedere che il numero è sempre sortito negli ultimi 5 anni. Scorrendo i numeri, vediamo che c'è per esempio la situazione del 24 che è sempre sortito negli ultimi 5 anni, ma è già sortito anche questo mese. Quindi vi dice periodo attuale, vedete qui sopra, periodo attuale, sortito. Ok. E poi scorrendo ancora c'è il 42 che è sempre sortito e ancora non è sortito questo mese. Numero 60 è nella stessa situazione. Ok. Posso anche vedere direttamente, evidenziare, vedete qui sotto, evidenzia i numeri sempre sortiti. Clicco così e mi dice, guarda, questi sono i quattro numeri sempre sortiti in questo periodo negli ultimi 5 anni. In rosso i numeri che devono ancora sortire nel periodo attuale, quindi si potrebbe benissimo giocare 9, 42, 60 a Cagliari, e in blu i numeri che sono già sortiti, il 24. Questa è già un'informazione importante, ma il programma fa qualcosa di più. Cliccando un numero qualsiasi e attivando questa funzione mostra, nascondi, grafico lineare, vi fa vedere l'andamento del numero. Per esempio, il 24 è sortito una estrazione fa, cioè alla prima estrazione del mese di gennaio, e poi questo è stato l'andamento, il suo andamento, diciamo, la distanza tra le estrazioni per il numero 24. Quindi prima ha avuto una distanza di 3 estrazioni, prima ancora ha avuto un ritardo di 14, quindi appunto una distanza di 14 tra un'uscita e l'altra. Vi
prima ancora 18, 26, 74, 16, così. In questo modo, oltre a capire quali sono i numeri ricorrenti, i numeri che sono a copertura completa o parziale negli ultimi 5 anni, si possono anche vedere, si può vedere la situazione di regolarità nelle sortite dei numeri, perché ci sono, vi ricordo che ci sono alcuni numeri che sembrano incastrarsi e uscire in modo molto regolare, sono quelli che io chiamo galleggianti. Questo è il famoso grafico lineare dei ritardi che chi conosce già il programma Lotto++, per esempio, ha imparato a utilizzare. Io l'ho integrato in questo programma che si chiama Lotto Ciclico 2020. Non basta. Per esempio, per il 24, anzi, prendiamo un numero che ancora deve uscire. Io posso fare ovviamente il controllo su qualsiasi numero di questi, vedete, posso individuarne qualcuno particolarmente regolare, dopo vi farò vedere una situazione di uno regolare. Andiamo per esempio sul 9. Ecco, il 9 diciamo è abbastanza regolare, vedete, adesso sta portando 6 turni di ritardo, prima ha fatto 18, 15, 11, 6. Quando ci sono queste rampe ascendenti, così, rampe con tre posizioni rispetto a quella principale, diciamo 6, no? Altre tre posizioni a salire, 11, 15, 18, è molto difficile che questa superi i 18, è molto probabile che esca prima. Ok, quindi questo 9, ecco, io lo terrei d'occhio. Oltretutto è un numero segnalato con questa freccetta, vedete, perché è sempre sortito negli ultimi 5 anni. Quest'anno non è ancora sortito, va bene? Che cosa giocare con il 9? Si può giocare da solo per ambata, perché è la cosa migliore volendo. Oppure si può ottenere un pronostico basato sulle distanze 15, 30, 45, quindi un pronostico ciclometrico. Vedete questo qui sotto è un bottone, clicco, e mi calcola gli accoppiamenti con il 9. Quindi con il 9 potrei giocare 9, 24, 39, 54, come tutti i quattro numeri per ambo eterno, oppure posso fare gli ambi, tenendo il primo, il numero principale, come capogioco, 924, 939 e 954. Vedete che è efficace questa cosa. Oltre ai numeri sempre sortiti, ci sono le situazioni dove ci sono numeri che magari sono sortiti solo parzialmente. Vedete per esempio il 48. Allora, guardate il 48. È uscito l'anno scorso, perché qui sta scritto un anno fa, c'è. Cioè, 2 anni fa, c'è. 3 anni fa è uscito. 4 anni fa, sempre a gennaio, parlo, è uscito. 5 anni fa, no. Vedete, non è uscito. Qui infatti non è segnalato perché non è sempre sortito, ma è importante lo stesso, perché a parte 5 anni fa, considerando questo attuale 2020, il sesto anno, ecco, è uscito in tutti i 4 anni precedenti. Mentre ce ne sono alcuni che magari hanno saltato anche il 36 nella stessa situazione, vedete, è uscito negli ultimi 4 anni e 5 anni fa no. Ce n'è qualcuno, per esempio, guardate il 50. Il 50 è uscito 5 anni fa sì, 4 anni fa sì, 3 anni fa sì, 2 anni fa sì e un anno fa no, ha saltato. Potrebbe recuperare quest'anno, non lo sappiamo ovviamente. È per questo che io diciamo di base segnalo solo quelli che sono sempre sortiti, hanno avuto una copertura completa di tutti i 5 anni nel periodo attuale, 13 stazioni, a partire dalla prima stazione di gennaio. Cosa è importante? È importante comunque osservare l'andamento di questi numeri che hanno avuto una copertura parziale, per esempio il 48. Se noi clicchiamo sul 48, vediamo che non è un numero qualsiasi, perché attraverso il grafico lineare vediamo che sta avendo una bella regolarità, vedete? 9, 18, 11, 4. Quindi questo è un numero da seguire, il 48 comunque è un numero da seguire. Guardiamo se abbiamo visto anche il 36, guardiamo se il 36 è interessante. Vedete che il 36 a livello, diciamo, se ci basiamo sul grafico lineare non è particolarmente interessante, perché ha un andamento comunque pazzo, insomma, ecco, non ci dice niente. Il 48 invece basta cliccarci sopra, vedete in qualsiasi cella dove ci sia il 48, vedo la sua situazione che è regolare, quindi il 48 è da tenere sicuramente d'occhio. Anche il 48 si può giocare, scusate, come ambata oppure con un pronostico basato sulle distanze.
48, 63, 78 e 3. Bene, oltre a questo, il programma fa anche un controllo sugli ambi che sono sortiti negli ultimi 5 anni. Non si trovano, è molto difficile trovare un ambo che sia sortito in tutti i 5 anni nel periodo attuale. Si trovano ambi che sono sortiti negli ultimi 2-3 anni, ecco, questo si può fare. Si può vedere con il programma. Ricordatevi sempre che per ogni ruota, qui sotto comunque, vengono evidenziati i numeri sempre sortiti, sono questi qua. Questi quattro, i numeri sempre sortiti, e in rosso i numeri che devono ancora sortire nel periodo attuale, e in blu quelli che sono già sortiti. Io, utilizzando questo programma e questa tecnica, ho preso un paio di ambi seri, seri nel senso con una vincita molto importante. Come avevo fatto, e poi era una vecchia versione del programma dove ancora non c'era il grafico lineare, semplicemente. Eravamo intorno al 20 del mese, 20-22, qualcosa del genere, e di quattro numeri per esempio ne erano usciti due, solo due su quattro, e io ho semplicemente messo in gioco gli altri due, quelli non sortiti. Ok? E mi sono usciti per due volte, mi sono usciti due numeri come ambo. Quindi per esempio in questo caso Cagliari si può giocare 9, 42 e 60 perché ancora non sono sortiti e potrebbero venire fuori insieme. Ok, quindi vedete, questo è un tool che fa poche cose ma permette diverse valutazioni. Va bene? Per chi vuole capirle un po' di più, l'indice di convenienza, questo qui, potete cercare su internet come si calcola indice di convenienza al lotto. E vedete qui che si può applicare in modo normale a tutto l'archivio, oppure in modo stretto solo nelle ultime 150 estrazioni. Ok, se lo voglio valutare sulle ultime 150 estrazioni, devo ricliccare qui, numeri singoli, mi viene ricalcolato, ma è poco differente in realtà, quindi cambia poco o niente, io lo lascerei su normale, insomma. Bene, è possibile anche vedere quando ci si avvicina alla fine del mese, quando siamo intorno al 25, se vogliamo già prepararci per il mese successivo, è possibile calcolare i numeri sempre sortiti negli ultimi 5 anni nel mese a venire, quindi al mese successivo, mese di febbraio, vedete qui sotto, sì, questo si può fare, oppure un mese passato. Questo fatto del mese passato, attenzione, non si può fare a cavallo dell'anno, quindi non posso adesso andare a calcolare cosa è successo nell'anno precedente. Devo aspettare il mese prossimo per poter provare che cosa è successo a gennaio, per esempio. Va bene, insomma, a cavallo degli anni non si può fare questo. Il programma è veramente unico. Io penso che un programma di ricerca ciclica che vi fa vedere la copertura negli anni e nel periodo che volete. Io qui posso anche utilizzare un periodo più breve, per esempio metto 10 estrazioni e poi riclicco numeri singoli. Che cosa succede? Lui mi fa vedere solo quei numeri che sono sempre sortiti nei primi, adesso qui siamo su Bari, nei primi 10 turni di gioco del mese attuale. Ok? Quindi lui controllerà sempre gli ultimi 5 anni, però valutando solo le prime 10 estrazioni. E questo si può restringere fino a 5, 4, 3. Se uno riesce a ottenere dei risultati importanti entro 4-5 estrazioni, insomma considerando solo 4-5 colpi, e trovare numeri che sono sempre sortiti entro 4-5 estrazioni negli ultimi 5 anni, quello è un pronostico abbastanza particolare, insomma, che vale la pena di seguire. Sempre per ambata, soprattutto, ricordatevi. Comunque, normalmente lasciate 13, così la copertura è generale a tutto il mese. Bene, questo è quanto. Il programma si chiama Lotto Ciclico 2020, è proprio l'ultima cosa che ho fatto. Sotto trovate il link per fare l'ordine, oppure se volete potete scrivermi anche su WhatsApp. Attualmente costa poco rispetto al prezzo finale che prenderà fra qualche giorno. Attenzione perché poi ovviamente cambia come è cambiato il prezzo per tutti gli altri programmi. Quindi chi lo volesse lo prende adesso. Sotto trovate il link. Grazie per aver messo mi piace, grazie per aver seguito questo
Veloce video? No, non è tanto veloce perché è un quarto d'ora che vi tedio, però per spiegarvi bene come funziona, perché è utile capire, cioè se uno ha un programma come questo, è giusto che capisca bene come funziona, altrimenti non serve a niente, giusto? Stessa cosa, se uno lo vuole comprare, è bene che capisca bene come funziona. Se avete bisogno potete anche contattarmi al numero che vi lascio. Ciao a tutti, buona giornata.